Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla Bottega Didattica, dove potete trovare guide e tutorial per il fai da te con le tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza, certificati per una durata superiore ai 10 minuti, perché la vita è breve, ma l'arte è lunga. Volevo presentarvi in questo video Flippity. Si tratta di una piattaforma molto interessante per sviluppare attività interattive da utilizzare nell'insegnamento e nell'apprendimento. Flippity l'ho conosciuto tramite quel vero e proprio archivio di risorse per insegnanti e studenti, che è il blog di Roberto Scolocchini. Perché è interessante Flippity? Beh, se cercate l'effetto wow, Flippity non fa per voi, si tratta di un'applicazione molto basica, veramente elementare, che non produce risultati sconvolgenti e stupefacenti, e tuttavia è molto interessante perché è free, perché non richiede registrazione, perché ci offre 19 attività, 19 strumenti interattivi per attività interattive, e il tutto è basato sul foglio di lavoro di Google, cioè noi scaricheremo un modello di foglio di lavoro, come vedremo, lo adattiamo alle nostre esigenze modificandone i contenuti, e poi con il link che ci viene fornito, offriamo questo strumento, questa attività agli studenti. Interessante anche perché è compatibile con tutti i browser, quindi Firefox, Chrome, Edge, eccetera, ed è disponibile anche un add-on, cioè un componente aggiuntivo per Google Fogli di calcolo. Bene, andiamo sul sito di Flippity. Come vedete, ci vengono presentati in home page le attività, o per meglio dire, gli strumenti con cui noi possiamo realizzare determinate attività. Abbiamo flashcard, abbiamo il quiz show, abbiamo la ruota per la individuazione casuale di nominativi, una caccia al tesoro, timeline, una creazione e gestione di badge, parole crociate, il bingo, uno strumento per indicare il progresso, per esempio, nella lettura di pagine e di libri, il memory game, insomma, tanti piccoli strumenti che hanno come risultato, ci danno come risultato la possibilità di rendere più vivace, di modificare, di rendere più dinamico il percorso di formazione con i nostri studenti. Di ognuna di queste utility ci viene offerta una demo che ci permette di valutare il tipo di attività che quello strumento ci consente di realizzare. Queste sono le flashcard, per esempio la demo delle flashcard, vedete, possiamo andare avanti, la capitale della Malesia, Kuala Lumpur, e clicco per vedere se la risposta è esatta. Qui ho altre funzionalità, per esempio la voce, vedete, posso attivare anche la sintesi vocale, e questo è molto utile. Posso mescolare le risposte, insomma, posso fare varie cose. Questo appunto con la demo. Poi abbiamo delle istruzioni che ci vengono fornite su come lavorare. Questo ci permette di spiegare la procedura di base che vale per tutti gli strumenti che Flippity ci offre. Con il nostro browser traduciamo in italiano, otteniamo una traduzione abbastanza accettabile, e qui abbiamo i quattro passaggi. Scarichiamo il modello e lo modifichiamo a seconda delle nostre esigenze. Passaggio numero 2, quindi pubblichiamo il foglio di calcolo, adesso vedremo come. Passaggio numero 3, otteniamo il link e a questo punto lo condividiamo e diamo via il via all'attività. Torniamo sulla home page e vediamo come funziona, per esempio, la ruota per estrarre i nomi a caso. Bene, scarichiamo il modello, vedete qui è tradotto in italiano, creiamo una copia del modello. A questo punto ci basterà sostituire questi nomi. Come vedete, ho sostituito alcuni dei nomi e dove sono io, ho anche inserito un link a una mia foto online. Bene, ho finito il mio lavoro, come vedete, molto semplice. A questo punto vado qui in basso, Get the link here, prendi il link, preleva il link da qui, e come vedete ottengo il link. A questo punto,
devo pubblicare, rendere pubblico, pubblicare sul web questo foglio di lavoro, e magari prima posso anche cambiare il nome, scriviamo prova random name picker, pubblico sul web. Come si fa? Si va sul menu file, pubblica sul web e si clicca su pubblica. Vuoi pubblicare questa selezione? Rispondo affermativamente e la mia selezione è pubblicata. Posso chiudere e cliccare sul link o copiarlo, cliccare qui. E a questo punto vedete la mia ruota è pronta, la faccio girare e vengono estratti i nomi. Poi posso anche creare, vedete, questi, basta provare, sperimentare, insomma, posso creare per esempio gruppi di 3 alunni casualmente, eccoli qua, vedete, io c'è la foto perché appunto l'ho pubblicata, purtroppo per colpa del GDPR dovremmo pubblicare dei nostri alunni minorenni, degli smile, una cosa vergognosa. Posso, vedete, mescolare i gruppi, oppure posso costruire team da 5 membri, no, 5 team, in questo caso da 3 membri ciascuno. Insomma, posso ottenere varie combinazioni di gruppi, di team e così via. Torniamo su Flippity. Vediamo per esempio, non so, il gioco dell'impiccato. Anche qui prelevo il template, creo una copia. Come vedete anche qui molto semplice, non bisogna conoscere il modo in cui funziona un foglio di calcolo, in questo caso ho fogli di lavoro di Google. È abbastanza intuitivo. Adesso io cancello questi contenuti, basta selezionarli. Vedete, li posso cancellare col tasto Canc e inserirò altre parole. Possiamo aggiungere parole finché vogliamo e possiamo, vedete, anche inserire dei suggerimenti. Gatto, come suggerimento abbiamo miagola. Cambio a questo punto il titolo, per esempio scrivo prova anche qui dell'impiccato, pubblico sul web, quindi vado su file, pubblica sul web, pubblica, ok, e a questo punto prelevo il link. Vado in basso nella scheda Get Link Here, clicco, vedete, compare il link e posso giocare all'impiccato. Qui digiterò la lettera, per esempio E, c'è una E, una A, e qui abbiamo quindi C ed N, cane. E quindi mi sono salvato. Io ho continuato a giocare, vedete, è apparso gatto e questo era il suggerimento, miagola. Bene, torniamo su Flippity. Qualora si decida che questi piccoli strumenti, che non consentono certo di fare qualcosa di straordinario, ma che offrono degli spunti ad attività, per attività interattive che possono variare, rendere più dinamico, più interessante, più stimolante, più divertente il processo di insegnamento e apprendimento, ecco, dicevo, qualora si valuti positivamente tutto questo, si può per meglio, più rapidamente utilizzare Flippity, installare un add-on, un componente aggiuntivo per fogli di calcolo. Andiamo nella nostra pagina di Google Drive, ecco, vedete, prova di Hangman, clicchiamo e riapriamo il foglio di lavoro, aspettiamo che si carichi e andiamo su componenti aggiuntivi, clicco su componenti aggiuntivi, installa componenti aggiuntivi. Bene, clicco su installa e cercherò adesso nella casella di ricerca Flippity. Eccolo qua, Flippity, è gratis, lo installo. Adesso dovrò dare le autorizzazioni, scegliere l'account, e queste sono tutte le autorizzazioni a cui devo consentire. E a questo punto, vedete, se vado su componenti aggiuntivi, dicevo, se vado su componenti aggiuntivi avrò Flippity, le FAQ, una guida e pick a template, cioè prendi un modello. Quindi qui possiamo scegliere tra vari modelli, li scorriamo spostandoli con il mouse, c'è una caccia al tesoro molto interessante, guardo la demo e poi la uso, use, e qui mi scarica il template. Eccolo qua, come lo vedete. Questo è il link, non l'ho pubblicato, quindi vedete mi dà errore, mi avvisa infatti prima a pubblica, chiudi, e qui sostituirò le domande della caccia al tesoro, vedete che cosa ha delle key ma non chiude, ha delle chiavi ma non chiude, ha uno spazio ma non è una stanza,
tu puoi entrare ma non puoi uscire, e qui c'è anche un'immagine che apparirà come suggerimento, la risposta è la tastiera. Pubblichiamo, giusto per vedere ancora una volta come è fatto. Ah no, mi dà già pubblicato, e poi prelevo il link, eccetera, eccetera. Bene, chiudiamo. Questo era Hangman, quindi era un po' di conflitto. Chiudiamo e abbiamo visto quindi anche come installare l'addon. Spero che questa piattaforma vi possa interessare e che abbiate trovato utile il mio tutorial di 10 minuti e 40 secondi, quindi ora stacco. Arrivederci a tutti e buona giornata.